Presidente, Presidente, assessori in aula, consiglieri, pubblico, come noto il Comitato Qualità della Vita presieduto dal mitico professor Carlucci da anni prova a essere attore importante per la valorizzazione di una diversificazione, un rafforzamento dell'offerta formativa sul territorio, a partire da un loro lavoro e da un focus che hanno organizzato presso la sala della carica della provincia il 1 luglio 2024 con l'assessore regionale Metrangola e con una serie di rappresentanti degli enti universitari e con rappresentanti del comune, si è istituito un tavolo dei beni materiali e immateriali ionici e della ricerca. A partire da questo lavoro condiviso, questo tavolo ha maturato la necessità di chiedere al sindaco di Taranto e alla giunta comunale di interloquire con il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Bari per chiedere una rivisitazione generale dell'offerta formativa universitaria in terra ionica e un rafforzamento dell'offerta formativa. D'altra parte, ugualmente, questo tavolo ha maturato il bisogno di chiedere al sindaco e alla giunta comunale di chiedere al governo e al Parlamento di procedere finalmente alla definizione degli organi del Tecnopolo Mediterraneo. Rispetto al Tecnopolo, voi sapete che erano stati assegnati, stanziati 6 milioni di euro per il Tecnopolo, che poi sono stati persi e che adesso sono stati ritrovati 3 milioni, quindi si è dimezzato l'importo. C'è un comitato che da tempo, no? Un comitato di cittadini di questa nostra città che da tempo prova a attivarsi per valorizzare l'ipotesi del Tecnopolo, che vuole essere una sorta di incubatore di imprese, di start-up, e il loro timore è che vengano persi anche questi 3 milioni e quindi chiedono al governo che si nomini finalmente il management del Tecnopolo. Quindi sostanzialmente questa mozione è figlia di questo lavoro del Comitato Qualità della Vita e chiede un rafforzamento dell'offerta formativa universitaria sul territorio e la possibilità di non perdere questi 3 milioni per il Tecnopolo e quindi l'interlocutore del governo perché venga finalmente nominato un management che gestisca e coordini il Tecnopolo. Grazie Presidente. Grazie consigliere Liviano, ha chiesto di intervenire il Presidente Battista, prego, ne ha facoltà. Sì Presidente, io parlo anche a nome dei colleghi con i quali mi sono interfacciato. Noi siamo d'accordo con questa mozione, l'unica cosa che vorrei chiedere eventualmente al collega Liviano di modificare eventualmente il punto B della parte finale, perché è chiaro che non sappiamo eventualmente se c'è già un'assegnazione del deposito 65 dell'aeronautica, quindi scrivere direttamente in intesa con il demanio venga assegnato restituendo Tecnopolo l'ex deposito 65 ci sembra insomma al momento ancora non certo, quindi bisognerebbe modificare questa cosa. Eventualmente in caso di non destinazione dell'ex deposito 65 dell'aeronautica, perché se c'è stata già assegnata per qualche attività quel deposito, noi scriviamo in questo modo, non so se è d'accordo. No? Sì, un attimo perché non è partito l'audio, un attimo solo, prego. Diciamo, raccogliendo l'invito dei colleghi Battista, Vietri e Toscano, potremmo genericamente scrivere che venga valutata l'opportunità di assegnazione all'istituto tecnico istituendo il popolo dell'ex deposito 65 o di altra struttura adeguata in alternativa. Va bene?